Partiranno almeno a settembre le vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie piacentine, è la previsione dell'associazione di categoria Federpharma a fronte di una serie di nodi ancora da sciogliere. Al momento vanno chiariti alcuni aspetti normativi e legali. C'è poi il tema della formazione dei farmacisti. Attendiamo ancora dalla regione l'indicazione delle date per eseguire le prove pratiche che mancano per avere quindi l'attestazione e l'abilitazione a fare i vaccini, quindi l'ASL con la quale stiamo dialogando appunto ci deve dire quando saranno disponibili per le prove pratiche che probabilmente si svolgeranno negli hub vaccinali. Federpharma rimarca comunque la collaborazione positiva con l'ASL e la Regione in un contesto di campagna vaccinale anti-Covid che definisce più che soddisfacente. Adesso però, per avviare le somministrazioni nelle farmacie, serve un protocollo ben definito. Va capito bene dove stanno le responsabilità, come operare anche in caso di emergenza, perché sì, insomma, un conto è mettere le cose sulla carta, ma un conto poi è quando si opera e sciaguratamente ci si dovesse trovare a qualche reazione davanti a qualche reazione avversa. Un'altra ipotesi avanzata da Federpharma è quella di organizzare micropoli vaccinali condivisi tra le farmacie in collaborazione con le amministrazioni comunali per far fronte alla carenza di spazi in diverse attività.